Ciao ragazzi e benvenuti al parchetto del Tagliagole. Oggi ragazzi, attenzione, attenzione, un coltello che dovete assolutamente venire a vedere insieme. Focniven F1 in laminato COS, ragazzi, imperdibile, andiamo a vederlo insieme. Ragazzi, peperoncino sempre. F1 è un coltello fenomenale. In cucina, nel bosco, ragazzi, è fenomenale. Ha un tagliente pazzesco, un coltello spettacolare. Questa versione in COS, secondo me, è 10 volte meglio di quella in VG10. La geometria del coltello però è quella, ragazzi, e sul taglio, nei compiti da taglio e anche nel bosco, nei compiti un pochino più gravosi, è un coltello che eccelle, veramente uno dei migliori coltelli al mondo. Volete un coltello? Coltello? Questo è un coltello, ragazzi. Mamma mia, vi faccio anche vedere, già che ci siamo, che mi sto cucinando, ragazzi. Ecco qua, che ci stiamo cucinando la nostra bella carnina, in cui adesso andiamo a mettere il peperoncino. Ci sono anche i pezzettini di salame che ho tagliato prima, quindi non è proprio dietetica, ma dovevo tagliare il salame, lo faccio per voi, ragazzi, lo faccio per voi. Ci metto anche il salamino, poi ci aggiungiamo più tardi le verdurine e adesso ci vado a buttare il peperoncino. Ragazzi, dove è finito l'F1? Qua dietro. F1 anche in cucina, spettacolare, ragazzi, davvero un coltello da provare assolutamente. Se non l'avete mai provato, provate questo coltello, perché è impossibile non innamorarsi. Ragazzi, passiamo alla quercia. Ci capiamo.
ragazzi, facciamoci ancora un pezzettino di quercia, vediamo come va. È bananato, ragazzi, è una banana. Ragazzi, è stata dura, si è anche piegato come un bananone. Coltello che non ha segni, quando si è piegato un pochino mi son cagato sotto, però ragazzi è andato. Oh, questa era dura, adesso venite a rompere le balle che è inox. Questa era dura, si è anche sbananato, tornato perfetto ovviamente. Ragazzi, allora, vi ho fatto batoning, sì, lo fa. Volevate vederlo, abbiamo fatto batoning, ma non è un coltello per andare a spaccare sta roba così dura, ragazzi. Potete fare qualche stecchetta, ma è un coltellino che taglia talmente bene, ragazzi, che andare a batonare i pezzi di quercia così, se non per un test, non ha senso, ragazzi, non ha veramente senso. È un coltellino che funziona di brutto. Per il suo tagliente straordinario, usiamolo per tagliare sto coltello, ragazzi. Batonate con qualcos'altro. È comunque un coltello da abbinare a un'accetta o un seghetto, ragazzi. Non dovete per forza andare a batonare i pezzi di quercia granitici come abbiamo appena fatto. Nel taglio, ragazzi, insuperabile. Ragazzi, situazione mega alluvionata, c'è poco da fare, acquitrino veramente, c'è acqua da tutte le parti e fango da tutte le parti, pazienza, il nostro F1 in cos, ragazzi, quindi inox, non ha nessunissimo problema, lo mettete via bello bagnato, lui non ha sbattimenti, in mano, cosa vi dico ragazzi, in mano è una bomba, se nei modelli grossi la manicatura in Termoran con questo grip aggressivo dava problemi perché andate a cioppare, fate viaggiare il coltello in mano e quindi vi leva la pellina, soprattutto nei modelli X, si è mosso il cavalletto, stava cadendo tutto, saremo un pochino storti nel video, pazienza. Mentre ragazzi nel modello piccolino, nell'F1 in mano, ragazzi, è una bomba perché vi si incolla alla mano, non dà fastidio nei lavori, ci lavorate tranquillamente, avete un grip esagerato anche con le mani bagnate, ragazzi, coltello da bosco, un coltello che serve a quello che deve fare un coltello, poi spacca anche perché è in cos, ragazzi, quindi
ci andate tranquillamente, non me lo paragonate al modello in VG10, eh. Vi prego, non me lo paragonate al modello in VG10, questo è COS, laminato COS, ragazzi, tanta roba, spettacolare, non me lo paragonate al VG10. Sta cadendo il cavalletto, quindi lo devo raddrizzare un attimo, eccomi qua, ciao ragazzi. Ragazzi, coltello spettacolare, secondo me è veramente da provare. Se non provate sto coltello, ragazzi, abbandonate l'idea di provare coltelli. Ragazzi, palettini fatti, cosa vi posso dire di sto coltello? Sto coltello lo dovete provare, basta. Sto coltello in mano viaggia da solo, taglia che è una bellezza, sul cibo fa paura, non avete problemi di ossidazione. Se volete spaccare, anche se non è il suo, ragazzi, pezzi alla sua portata li spaccate, anche duri. Oh, la quercia era dura, ragazzi, era dura come il ferro. Oh, non siamo passati in mezzo, l'abbiamo fatta andando giù di lato, ragazzi, facendola a pezzettini, a listellini, però l'abbiamo fatta. Si è piegato come una banana, è tornato dritto. Ragazzi, cosa vi dico io? Cioè, non c'è bisogno di parlare di sto coltello. Viaggia come un proiettile, in mano è una bomba. È veramente tantissima, tantissima, tantissima roba. Ragazzi, ricciolini li vedete, finissimi, finissimi, come tutti i taglienti a zero. Lo zio Floriano deve prenderci un pochino la manina, poi una volta che ci prendete la manina, ragazzi, il tagliente viaggia da solo, eh. Cioè dovete capire bene quanto penetra il tagliente, però una volta che lo capite, ragazzi, il coltello lavora da solo. Punti di forza di sto coltello, ragazzi, il filo che fa paura, ma veramente fa paura, eh. Vi tira fuori di queste cose, ragazzi, ricciolini strafinissimi, senza il minimo sforzo. Voi fate andare il coltello e lui lavora per voi. Mamma mia, tanta roba, ragazzi, tanta roba, coltello spettacolare. Se cercate un coltello, non cercate una mazzetta da bosco per andare a dividere i baobab, questo è un coltello che assolutamente, assolutamente
non potete non provare. Va che è uscito anche un pezzettino di sole, ragazzi. Ok, vediamo con il nostro Fire Steel come va. Vediamo. Eccolo qua che ha preso subito, ragazzi, ha preso subito, e considerate che sta piovendo da sempre praticamente. Ragazzi, piove veramente da tantissimo tempo, mi sono rotto le palle. Situazione oggi alluvionata, il nostro F1 è andato come un proiettile, ragazzi, come un proiettile. Questo è un coltello che... Se vi piacciono i coltelli da usare per tagliare, ragazzi, per farvi lavoretti, un coltello che è abbinato a un'accetta e a un seghetto, fa paura, questo fa paura, ragazzi. Lasciate perdere le cagate, prendetevi sto coltello, perché è spettacolare, ragazzi, è spettacolare. Poi questo lo spegniamo bene. Ragazzi, è veramente qualcosa di incredibile. In mano... Ripeto, siamo in una situazione in cui vedo il sole oggi dopo 2 settimane. Qua ha piovuto tutti i giorni, in mano, con le mani umide, viaggia che è un piacere. Avete un inox, quindi non avete sbattimenti di ruggine e altro. Ragazzi, potete tranquillamente lavorare senza avere nessuno sbattimento. Eccoci qui, ragazzi, appena tornati dal bosco. Vediamo com'è andato il nostro F1. Ragazzi, mi ero portato anche lo stroppino per vedere se c'era bisogno di dargli una stroppatina. In realtà è un rasoio, ragazzi, è un rasoio. Mamma mia! Sto cos, ragazzi, mi fa godere. È qualcosa da provare. Provate sto cos, ragazzi, perché è qualcosa veramente di impressionante. A me piace tantissimo come acciaio. Tra gli inox, uno dei miei preferiti, ovviamente parliamo di laminato, è laminato cos, ragazzi, per me è spettacolare. Eccolo qui, ragazzi, eccolo qui, Folkniven F1 in laminato cos. Ragazzi, volete un coltello che non perda il filo, che tenga il filo in una maniera spettacolare? Volete un coltello che ha un taglio da paura, ragazzi? Lo potete usare in cucina, tanto che taglia perfettamente bene, ragazzi. Un coltello da cucina, praticamente. Coltello full convex a zero. Questo fa paura. Volete un coltello che... Ovviamente, affiancato, accetta o seghetto, nel bosco ci fate tutto, non avete paura di nulla, perché se poi vi capita di batonare un tronchetto di granito, perché la quercia che abbiamo batonato era granito, ragazzi, manco la sente, si è piegato, ragazzi, è tornato dritto, tagliente perfetto, nessuna schiacciatura, nessuna ammaccatura. Ragazzi, questo è un coltello da avere, da provare! Da provare, come dice l'amico Nacchero, ragazzi, come dice l'amico Nacchero, F1 domina, ragazzi, domina, perché questo è veramente un coltello da provare, un coltello da paura della serie Folkniven. Ho provato praticamente quasi tutto, ragazzi. S1 secondo me ha una misura giusta, se volete anche andare a spaccare della legna per forza.
L'F1 è la misura perfetta, perfetta se lo volete affiancare a seghetto e accetta, oppure seghetto o accetta. Ragazzi, è un coltello spettacolare. La 1 è troppo grosso, ragazzi. Ovviamente se lo prendete per andare a cioppare con 10 cm di lama, ragazzi, va bene, sono 148 grammi di coltello, cosa volete cioppare? Ovviamente prendete o l'S1 o la 1. Però se volete un coltello, ragazzi, che faccia il coltello, lo faccia da Dio, perché questo è, ragazzi, full convex a 0,4,5 di spessore. Qui ci avete un tagliente da paura. E lo riprendete stroppando. Questa cosa mi fa godere, ragazzi. Quando lo perde, lo riprendete stroppando. E soprattutto, ragazzi, soprattutto gli tirate fuori un filo lucido che fa veramente paura. Veramente paura, tantissima roba. Vi do due misure e smetto di esaltarlo, ragazzi, ma perché sono esaltato anch'io. Nella sua interezza misura 21 cm con questa lama da 9.7 su uno spessore di 4.5, ragazzi. L'F1X, o anche quello l'avrete visto nelle altre recensioni, è mezzo millimetro più lungo, sono 5 mm più spesso, 5 mm, ma soprattutto è un alpha convex, quindi questo vi arriva al filo, ragazzi. Per i compitini da taglio, meglio di questo, nella Folkniven c'è poca roba, ragazzi. Ovviamente, poi parliamo di coltelli più piccoli, però di questa dimensione, ragazzi, se guardiamo gli F, la serie F, questo è quello che taglia di più in assoluto, da paura. Una penetrazione nel legno pazzesca, veramente, ragazzi. Manicatura in Termoran, intanto il cane ci accompagnerà per tutta la recensione, non so se lo sentite. Manicatura in Termoran, ragazzi, che è un polimero che tiene bene le alte e le basse temperature, a differenza della, ovviamente, manicatura sulle serie più grosse, dove il chopping, ragazzi, alla fine dai, il coltello che balla in mano vi toglie la pellicina. Questa invece, ragazzi, della misura perfetta, in cui non dovete fare gli scemi con il coltello, ragazzi, in mano sta da Dio, grippa tantissimo, mai avuto bisogno di mettere i guanti, davvero un grip esagerato, mani bagnate nel bosco oggi, faceva veramente schifo, ragazzi, faceva veramente schifo, bagnatissimo, 2 settimane che piove, ragazzi, incredibile quanta acqua sta buttando giù, il coltello è andato alla grande, e in più avete il plus, ragazzi, che essendo inox lo potete mettere via tranquillamente nel suo foderino di plastica, che per quanto me faccia cagare, ragazzi, però ha la sua comodità, lo mettete nel foderino. Tra l'altro, ragazzi, questo è il foderino vecchio, andate sul sito di Paolo per vedere il foderino. Paolo è backpack, ovviamente, per chi non lo sa, ma ormai lo sapete tutti, per vedere il foderino nuovo aggiornato con anche il blocco per il coltello, molto più figo. Questo è il foderino vecchio. Tanto poi io, ragazzi, io ve lo dico, io lo metto nel fodero in cuoio, quindi non mi serviva il foderino nuovo. Fodero vecchio perché, ragazzi, io lo preferisco nel fodero in cuoio. Ovviamente ve lo faccio vedere nel suo foderino in zitel, con un bello scolo per l'acqua. Perché non l'hai portato oggi nel bosco col fodero in cuoio? Perché se mettevo via il coltello tutto bagnato, il fodero in cuoio si impregna. Il fodero in zitel invece, ragazzi, farà quello che sarà, però alla fine l'acqua scola, la lama non si appiccica, il fodero non si impregna. Quindi foderino, però vi ripeto, questo è il modello vecchio, a me non serviva quello nuovo, tanto poi lo metto nel fodero in cuoio. Però oggi nel bosco il nostro fodero in zitel, ragazzi, è andato alla grande, perché ovviamente, ragazzi, lo scolo dell'acqua è top, e soprattutto essendo di plastica, un tubo di plastica, ragazzi, il coltello drena tutti i suoi liquidi senza impregnare, ripeto, il fodero. Nell'uso, ragazzi, nell'uso è un coltello da provare, perché anche provato in cucina, ci ho cucinato, non dico una settimana, direi una cazzata, ci ho cucinato 3 o 4 volte, tra cui le prove di taglio che avete visto all'inizio, e ragazzi, in cucina è un coltello che viaggia bene, questo qua se dovete cucinare a campo è una bomba, vi fa un lavoro da coltello da cucina, e in più potete anche andare a pestarci. Oh, ragazzi, la quercia era dura, era acciaio, quando è entrato le fibre hanno stortato tutta la lama. Così, ragazzi, l'ho guardato, adesso ho detto, adesso mi molla, anche perché memore di aver rotto la manicatura dell'S1, ragazzi, non si può picchiare sulla manicatura, ovviamente avete la manicatura in polimero,
Thermoran è ad alte prestazioni, però se ci picchiate sopra si rompe. Quindi non ho potuto forzare più di tanto, ho preferito tirarlo fuori e andare giù facendolo a segmentini, ragazzi. Comunque il coltello è andato da Dio. Ovviamente se prendete questo coltello, ragazzi, non lo prendete per andare a pestarci sopra, perché siete dei somari, se no lo prendete, già sono un somaro io avervi fatto la prova sulla quercia che non serviva a nulla per farvi vedere che un coltello così deve tagliare. Coltello così taglia, abbiamo fatto la prova sulla quercia, abbiamo visto che non si è schiacciato il filo, non si è crepato, va bene, l'abbiamo tirato in fuori intero, va bene. Vi ricordo che nel batoni non vedete quanto tiene il filo, al massimo vedete se si schiaccia il tagliente o se si rompe, ok? Non è che vedete quanto dura il tagliente nel batoni, quello non c'entra niente. Può avere dei danni al filo, però ovviamente non perdere il filo nel batoni, perché nel batoni il filo è stressato minimamente. Ragazzi, bello, 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 per chi non lo sa, l'ho già detto in tutti gli altri video, il laminato COS, eccolo lì, lo vedete qua, qua, vedete, qua, vedete, sono due lati con in mezzo il COS è il lato il centrale che arriva al tagliente, quindi questa linea, praticamente la molatura, ok? Vi porta via le due, i due laterali in 420 J2, che sono quelli lì che vedete, e in mezzo vi rimane il tagliente COS, quindi questa linea praticamente quella che fa uscire il tagliente in COS, ragazzi, che per me è veramente un tagliente esagerato, ragazzi, tiene veramente da paura, ho un coltello che tiene così, ragazzi, fa paura. Vi prego, vi prego, vi prego, non me lo confrontate con quello in VG10. Non me lo confrontate, perché non c'è veramente paragone, non stiamo parlando dello stesso coltello. Non stiamo parlando dello stesso coltello, il COS poi si affila pure facilmente. Ragazzi, io è un coltello che in COS vi consiglio assolutamente, non c'è paragone col VG10, costerà un po' di più il COS, ma tra l'altro adesso col prezzo che vi fa backpacko, ragazzi, andate a vedere. Cioè praticamente lo pagate come un coltello in VG10, dai. Ragazzi, andate a pigliarvi sto coltello, smettete di vedere sta recensione. Fate in fretta perché questi vanno a ruba, ragazzi. A sto prezzo, prezzo spaziale di Paolo, di Backpacko, andate a vedere, sotto vi lascio il link, collegatevi, perché è un coltello assolutamente, assolutamente da avere, da provare, da godere, un bel coltello da usare, ragazzi, che se usate in una situazione alluvionata, avete il vostro Thermoran polimero, avete la lama inox, ragazzi, lo usate tranquillamente, non vi fate sbattimenti, è un coltello che vi fa godere tantissimo. Andiamo alle conclusioni finali. Folkniven F1 in laminato COS, ragazzi, vi prego, vi prego, non me lo paragonate alla versione in VG10, perché non c'è proprio paragone, non parliamo di un altro mondo, parliamo di un altro universo. Questo laminato COS della Folkniven per me è spettacolare, ragazzi, tenuta del filo pazzesca, nel bosco viaggia di brutto, inox, ovviamente, ragazzi, in questa situazione alluvionata, due settimane che piove, primo giorno che riesco a venire a farvi ste recensioni, ragazzi, è un coltello che non ha paura di bagnarsi, lo mettete via bagnato, non gli fa assolutamente nulla, sta da Dio, taglia sempre da paura, full convex a zero, arriva al filo da paura, paurissima, dovete prenderci un attimino la mano perché penetra tantissimo, tanto che taglia, ragazzi, coltello che va benissimo per prepararvi il cibo, va benissimo in cucina, come avete visto, coltello che io, soprattutto col prezzo che avete super mega speciale da backpacko, io, ragazzi, non mi farei assolutamente scappare, ragazzi, dal Folkniven F1 in laminato COS, ragazzi, non lo confondete con il VG10, laminato COS, perché il tagliagole è tutto, buona giornata e ciao!